Prima di cominciare faccio un saluto a Nicola Valenzano, grande supporter del canale. Ciao a tutti coach, ben ritrovati dal vostro Andrico91 e finalmente che ho finito la serie di video, diciamo, di boost per Pokémon. Diciamo che quando un videogioco esce il fine settimana, ovvero di venerdì, della serie, di una serie importante che mi piace, diciamo do questi 5, 6, 7 video veloci che durano poco e poi dopo posso iniziare finalmente a fare video leggermente più lunghi. Quindi io direi che da oggi posso iniziare a fare anche video di mezz'ora, 35 minuti, così almeno da raggiungere più parti del gioco senza, diciamo, anche annoiare troppo lo spettatore che potrebbe magari vedere in una parte pochissimo e niente, come la scorsa, quella del cimitero, che praticamente è successo poco o nulla. Ad ogni modo, Rotom mi chiede: Andrea, cosa ne pensi del professor Kukui? È matto. È molto gentile. E poi sa veramente... Ma che sa veramente tutto? L'unico che sa veramente tutto è professor Samuel Hawk. Grandissimo professor Hawk della prima generazione. Lui davvero è stato definito il massimo esperto di Pokémon. Però a quanto pare l'esperto sulle evoluzioni non è altri che il professor Elmo. Vai un po' a capire perché. Non ho ancora il Pokepassaggio. Accidenti. Dovrò aspettare per il Pokepassaggio, ma... tanto possiamo continuare l'avventura. Trovo già allenatori. Dunque, Zacro rimane un attimo lì fermo in panchina, perché comunque sia, no, è ancora di livello basso, non posso farlo combattere. Ha un'alta difesa. Non mi ricordo che natura ha, però ha la difesa rossa, il che vuol dire che praticamente è, la sua natura è boosta la difesa e riduce l'attacco speciale. Non mi ricordo come si chiama quella natura, però comunque sì, è buono, perché nonostante Macro debba essere un Pokémon attaccante fisico per forza, diciamo quasi, che abbia un po' di difesa più alta, sono contento. E non mi ricordo che abilità abbia, però, perché sinceramente non ho controllato l'abilità, ho solo controllato se l'attacco era rosso oppure era blu. Il che è proprio una cosa pessima. Se è blu è pessima la cosa. Però c'è l'attacco speciale pessimo, quindi ho detto ok, così va bene Macro. Però voglio dire un attimo subito che abilità, perché se ha l'abilità che io voglio, ovvero quella che aumenta la probabilità di fare brutti colpi, anche se non penso a dire il vero, perché durante la lotta con lui non ha fatto neanche un brutto colpo, quindi Insonnia. Ah, oddio. Non mi ricordo come si chiama l'abilità che aumenta i colpi critici. Super fortuna dovrebbe essere, se non ricordo male. Attenzione, lì davanti abbiamo l'ultra pattuglia, ma andiamo un attimino qui a raccogliere qualche bacca, che durante il viaggio fa sempre utile avere qualche bacca in più. E la Torracraft sta facendo il giro delle isole, giusto? Allora tieni, questa bacca ti sarà utile. Bacca arancia, ci ha messo un po' a darmela, pensavo si fosse ripensato. Interessante. Più avanti c'è la grotta sottobosco. È uno dei luoghi in cui si rileva una particolare concentrazione del potere dello splendente. Dobbiamo indagare. Yuhu! Laurea alle stelle! Modera l'entusiasmo. Sai bene che non abbiamo Pokémon e non possiamo andare in perlustrazione. Dobbiamo trovare un altro sistema. Forse possiamo usare le nostre conoscenze scientifiche per tenere a bada i Pokémon. Magari potrei affrontare la prova come i giovani del posto. Però non al centro del giro delle isole. Che vogliono? Ah, ultra pattuglia. Io so che siete l'ultra pattuglia, ma non posso, non posso ancora affrontarvi apertamente. Forse non sono ancora pronto. Anche se, a dire il vero, potrei esserlo benissimo. Vado un attimo di qui. Oh mio Dio, che paura! Mi attaccano di sorpresa. Drowsy. Maledetto Pokémon ipnotizzatore. Drowsy non tanto, ma Hypno si dice che porta via i bambini. Infatti in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, appunto i remake dei giochi di prima gen, c'è una missione dove bisogna andare a recuperare una bambina che Hypno aveva rapito per sbaglio, dicono. Sì, Hypno per sbaglio, certo. È una missione anche abbastanza carina, perché ci fa trovare un Hypno a livello 40, mi pare. O 30 o 40, quindi è ottima.
E tutte le volte che l'ho fatta, ho sempre più o meno catturato quell'hype, no? Diciamo che su 20 volte, 15 l'ho catturato. Mettiamola in questi termini. Ok, anche lui è un Rockruff. Ehi, il mio è leggermente più forte. Andiamo con Morso, magari. Ti tentenna. Oela! Qua. Non è possibile! Troppo gli ho tolto! Oh! Gli ho tolto troppo! È pessimo in difesa il tuo Rockruff, eh! Amico! Fallo controllare? Ah, Zacro a 3. A 9, ok, c'è il 30, magari. Ma mi resta solo da trovare la pietra oscura, pietra nera. Duskstone, e poi dopo posso farlo evolvere. Ma non ci ho neanche messo piede nell'erba. In quanto a tenacia preferisco Spearow a Pidgey. Però Pidgey per me è il top dei Pokémon volanti, cioè non esiste altro. Ovviamente nell'avventura ho scelto Murkrow, ovvero Zacro, perché è più, perché mi voglio usarlo. È un Pokémon che non ho mai usato se non Hunchcrow in competitivo, e neanche tanto alla fine. Però abbiamo Hawk qui che sta centro Pokémon. E Andrea, come stanno i tuoi Pokémon? Benissimo. I miei invece non sono tanto in forma. Litten ha la faccia stanca. Ah sì, anche devo recuperare un po' di punti, dai. Facciamo un salto al centro Pokémon. Va bene, facciamo un salto al centro Pokémon. L'avrei fatto comunque. A parte che devo combattere una tizia là fuori. Un'altra cosa, ho comprato troppi strumenti, quindi prendi tu, Andrea. Ma dai! Ma ti servono sempre un po' di strumenti, Au! Tu sei troppo. Rotor and roll? Ok, quando prendo gli occhi per fare un gioco. Ok, vado un attimo ad affrontare la tipa là fuori. Perché devo provare il Rotor and roll? Vediamo un po', cosa c'è? Devo toccare? Ok. Quindi, che è successo? Due stutter roll. Ma chi è? Aumenta la statistica dei Pokémon impegnati in una lotta. Allora, ma che significa? Cioè, quindi ora cosa? I poteri. Ma non ho capito. Non ho capito cosa. Cosa devo farci ora con quei poteri? Guarda, Rotom, sì, ti voglio bene anch'io, Rotom. Ce li ho in borsa quegli. Forse durante la lotta compariranno tipo la mega evoluzione. Stava qui l'allenatrice che l'ho. Eccola qua. Salve! Lottiamo! Beh, proprio minimale, lottiamo. Minimale come la mia grafica di Pokémon Ultrasole. Sì, l'ho detto che non mi interessa fare più quelle grafiche super complicate. Non c'ho voglia, sinceramente. L'importante è il gioco, dai. Perché tante volte, guardando anche i video degli altri, perdo troppo tempo a concentrarmi sulla grafica e non sul video. Per questo ho deciso che con la mia faccio così. Faccio solo lo sfondo e il nome del gioco e via. Vabbè sì, i riquadri dove sta il gioco un pochino più decorati, ma nulla di che. Perfetto, Flabébé è andato. Rina, ah però, ha perso. Vediamo, Pokéball. Super pozione, dato che non ho ricevuto praticamente danno, posso andare a fare direttamente la prova. Mettiamo un attimo davanti l'Iopop che. Eccolo qua. Mo' posso prendere un bel po' di punti esperienza in questa prova. E là, sono io, Capitano Liam, per la mia prova. Ci addentreremo nella grotta sottobosco, questa che vedi davanti a noi. Ti devo avvisare, però, i Pokémon che vivono lì sono piuttosto temibili. Ti conviene prepararti facendo una bella scorta di pozioni. Beh, ho preso quelle della Limited Edition, ne ho oltre 50. Affrontare le prove del giro delle isole per superare i propri limiti è una delle usanze peculiari di Alola.
Una volta entrato nella grotta sottobosco, potrai uscirne con onore solo dopo aver terminato la prova. Sei pronto? Certo! E allora, addentriamoci in questa nuova fase del gioco. La prova. La prima prova del giro delle isole. Benvenuto nella grotta sottobosco, dove si svolge la mia prova, la prova del capitano Liam. Lascia che ti spieghi come funziona, quello che devi fare. E sconfiggere 3 Pokémon che stanno aspettando in agguatone delle loro tane. Poi dovrei prendere il cristallo Z dal piedistallo che si trova nella parte più interna della grotta. Ovviamente un buon affiatamento con la propria squadra è indispensabile per superare la prova. Ehi là, Peppa! Ah, già, c'è un'altra cosa che ti sarà utile sapere. Questa grotta è abitata da Pokémon tutt'altro che inoffensivi. Inoltre qui vive anche un Pokémon di gran lunga più forte degli altri, chiamato Pokémon Dominante. Sarà lui l'ostacolo più grande che dovrai affrontare per superare la prova. Finché non avrai superato la prova, non potrai catturare Pokémon in questa zona. Bene, ora sei tutto quello che serve sulla prima delle 8 prove del giro delle isole. È ora di aprire le danze. Si è trasformato quando ha detto è ora di aprire le danze, quindi gli ho dato una voce un pochino più da duro, davvero maschio, tra virgolette. Stat and roll. Aumentare tutte le statistiche dei Pokémon impegnati in una lotta. Ah, si può dare stat and roll? Ah, posso darlo a chiunque. Hai capito? Ok, ho del repellente nel caso, non si sa mai, però ce l'ho. Qua sono tutti quanti reperti le mega ball, ma no, non ce l'ho. Diamo un'occhiata all'interno. Goose. Young Goose, il primo dei tre. Mi sa che qua non troviamo il team Skull, ma troviamo il team. L'ultra pattuglia, voglio dire. Oh, io, turbo sabbia, no! Accidenti! Ancora acquagetto, Poplio! No! L'ha missato! Ehi, quanti danni! 9 punti danno, ehi! Ma dove siamo? Bentista! A me non ha mossa con priority, attacco prima e tutti a casa. Vai, Zagro al 10. Zagro! Ok. Eccole qua un altro. No! No, chi è? Ma questo non è quello che devo sconfiggere nella prova, dai. Oh, non lo sapevo! Giuro che Poplio non l'ho mai allenato, quindi non lo sapevo sta cosa che non si evolvesse al 16. Breccia! Oh mio Dio, ragazzi. Non so se Breccia la impara, è Pokémon di fuoco che voglio catturare. In ogni modo, anche se volessi insegnarla a qualcun altro, non si rompono le MT. Quindi non c'è problema. Ah sì, qua ora inizia il mind game col Pokémon. Già si è mosso di là. Qua come si saliva? Di qua. Accucciamoci. Voglio questa Pokéball. Super pozione. Non male. Ok, quindi ora dovrebbe stare lì sopra. Giusto? Vediamo un po'. Com'è vuota? Aspetta. Ma riprovo a dare un'occhiata qua. Com'è vuota? Non era così l'altra volta che mi fregava? Boh, andiamo un po' a prendere di qua. Di
Difesa X, ok. È vuota. E mo sta lì. Ecco, ma qua dovrebbe apparire o il Team Skull. Se non ricordo male. Sì. Eccoli, va. Yo, yo, yo! Ehi, vogliamo dare vincita per la spiaggia. Ti ricordi di noi due, vero? Come dimenticarvi? Caspita, ci ha riconosciuti. Eppure siamo praticamente identici agli altri. Potente! E va bene, ci ha smascherato. Ma il piano resta sempre lo stesso. Mettergli i bastoni tra le ruote. Ah, già, che aspettiamo allora? Prendiamoci i suoi Pokémon. Cioè, loro sono dei malviventi. Potrebbero picchiarmi a sangue. E invece no, lottano. Non sono tanto furbi, eh. Il Team Rocket è uguale. Ma sì, perché nel mondo dei Pokémon saranno un po' più pacifici, dai. Dicono, se non vinciamo quei Pokémon, amen. Vento gelato l'ho anche scelta di metterla perché riduce le statistiche, tanto per riallacciarmi al discorso di prima che ho tolto pistolacqua e ho messo vento gelato. Vento gelato abbassa la velocità. Non a 100%, però in genere la abbassa. Tranne proprio rari alla centesima casi. Velenpolvere su... su Pizza Pie gli levo 1000 bave. Dovrebbe imparare anche paralizzante. O meglio, a questo punto è meglio paralizzante che velenpolvere. Sì, è meglio paralizzante. Vai, leva il velenpolvere. Ci ho ripensato. Potevo anche evitare di imparargli... velenpolvere. Slile a 14, grande. Qualche episodio arriva al 25, però per farlo evolvere in forma crepuscolo devo stare tra le 17 e le 17.59. Allucinante, ci ha battuto di nuovo. Ci ha battuto, solo con uno ho combattuto. Dai su, il Pokémon dominante ha fatto piazza pulita, lo so. Il Pokémon dominante non scherza. Ah, che c'è? E te lo dico, non hai proprio idea di quello che ti aspetta più in fondo. Dammi retta, squagliatela finché sei in tempo. Oi, noi non ce la stiamo mica sbagliando, ci stiamo prendendo la rivincita. Andiamo a piazzarci davanti alla tana e vediamo di catturare uno Yangoose. Già, non ce la stiamo sbagliando. Aspetta, non ce la stiamo sbagliando. Ah, e va bene. Sempre simpatici questi tipi del Team Skull. Mo non può proprio scappare Yangoose. Eccolo! Gumshoes! Oh! O Yangoose lo stesso. No, questo è Gumshoes, va. Donald Trump in miniatura. Poi più avanti ci sarà Donald Trump versione gigante. Gumshoes, sei all'11. Mi stavo divertendo l'altro giorno a leggere i commenti di uno che sul Let's Play di Pokémon Sole mi ha detto di togliere Yangoose perché... ed è una merda, proprio chiare parole. Gli ho detto, amico, guarda che questo Let's Play è di un anno fa. Non so se te ne sei accorto. Boh, è morto, non si è più fatto sentire. Ma neanche avrà letto il commento che gli ho lasciato di risposta. Cioè, era di un anno fa quel Let's Play. Guardatele le date quando commentate un video, guardatele, per favore. State accorti quando commentate un video la data, perché... davvero, tanta gente vedo su video del 2007 che dicono: ah, ma guarda che il metodo non si fa più per certe cose, in generale. Ah, guarda che il metodo non si fa più così, si fa in un altro modo. E tutti sotto, guarda la data del video, guarda la data del video. Ragazzi, stateci attenti quando guardate la data del video, è importante. Ad ogni modo, siamo nell'area del dominante. Prendiamo lo stemma. Senti uno sguardo penetrante fisso su di te. Vuoi prendere il cristallo Z dal piedistallo? Sì. È così luccicante. Terrificante. È apparso il Gumshoes dominante della grotta sottobosco. Voi immaginatevi il titolo, la prova di Liam.
Però metto come thumbnail lui, come miniatura. Bello, eh. Aumenta la difesa speciale. Ah! Va bene. Se proprio vuoi. Intanto ti riduco un po' la velocità. Ah, già è lento, ok. Ottimo, però... Oh, ragazzi, ha la difesa speciale aumentata, eh. Ah, mi ha fatto di molto la velocità. Chiama un alleato. Dang it. Dang it. Ah, è vero, questi chiamano gli alleati. Difesa... Ah, non la difesa speciale, la difesa. Ma ha la velocità abbassata. Andiamo con acqua getto un po', voglio... No! No, 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 no. No. Accidenti. Borsa, fammi un po' recuperare un po' di punti proprio. Vado di super. Dovrebbe poter resistere con la super un paio di colpi. Sì, ok. Alla grande, alla grandissima, alla grandissima. Fa un po' vedere. Vento gelato gli vado. Sì, sì, sì. Vai di vento gelato, è meglio. Aia. Entrambi, entrambi, ottimo, ottimo. Così uno va KO. Quell'altro gli diminuisce la velocità. Anche chiama un alleato, perde un turno. Quindi posso attaccarlo liberamente con incantavoce. Vai, grande, grande. No, non è grande, ho perso Poplio. Ah. Vai, Slylap, sì, Markrow. Voglio perdere un turno? Voglio perdere un turno. Voglio giocarla sporca. Devo rianimarlo assolutamente, Leo Pop. Non può stare KO. Visto truce? Va bene, va bene. È ottimo, non c'è problema, non c'è problema alcuno. Davvero. Morso. Vai, fatta. Ah. Oh. Ecco perché. Sacro al 12. Sacro. Ha sconfitto il Gumshoes dominante. Eccolo al 17. Me lo stavo quasi aspettando. Dopo che Astrici non si evolveva. Brion, quanto è bello Brion. È davvero carino come Pokémon, dai. Primarina forse perde un po' il tocco di grazia che ha Brion. Però Brion è davvero un bel Pokémon, dai. Si emoziona quando assiste a una danza che non conosce ancora e si esercita con impegno finché non la impara alla perfezione. Ok, Brion, sei nel team ora. Cioè, se c'eri anche prima, ti sei solo evoluta. O evoluto. Ok, davvero notevole. Hai sconfitto il Pokémon dominante che io stesso avevo allenato. E così hai superato la mia prova, sai guidare con maestria i Pokémon. I miei complimenti, Andrea. Ora prendi il cristallo Z dal piedistallo. Prova completata! Ora che ci penso, inoltre, mi sembra che... com'è che si chiama? Kale? La ragazza golfista che troviamo in Super 4? Se non sbaglio, lei dovrebbe avere una prova del giro delle isole.
meglio, ha una prova tutta sua insieme all'artista. Quella ragazza che dipinge. Dovrebbe averci una prova tutta sua, perché noi troviamo il Volantium Z con Machamp dopo la fine del gioco, più verso la fine del gioco comunque sia più o meno. Quindi, se non sbaglio, dai trailer mi sembra che ce l'abbia. Se non ce l'ha, mi sono sbagliato a vedere allora. Quello che ha appena ottenuto è il cristallo Z di tipo normale, ovvero il Normium Z. Potrei darlo a un Pokémon in grado di usare una mossa di tipo normale. Go go Power Ranger! E c'è dell'altro. Cosa ne pensi dell'ultimo Pokémon che ha affrontato? Era diverso dagli altri, vero? È lui il Pokémon dominante di cui ti parlavo. Si tratta di Pokémon particolarmente forti che vivono nelle zone in cui si tengono le prove. Quel Gamchi sarà piuttosto impressionante, vero? Inoltre devi sapere che i Pokémon di Alola durante le lotte a volte chiamano dei compagni per farsi dar male in forte. E ora che hai sconfitto il Pokémon dominante puoi catturare i Pokémon che sono nella grotta. Eccoti delle Mega Ball! Non li catturerò neanche uno, sai, vero? Ah, i due Pokémon saranno stanchi, lascia che ti rimetta in sesto. Oddio, potrebbe essere la volta buona che mi decido a terminare i Pokédex per la seconda volta. La prima volta ho terminato su Smeraldo, con non poca fatica. Bene, quando sei pronto raggiungi il percorso 3, voglio mostrarti qualcosa. E come un coglione ho cancellato il salvataggio di Pokémon Smeraldo per cominciarne uno nuovo. Tutti commettiamo sbagli nella vita. Chi più gravi, chi meno gravi. Oi! Ah, un cristallo Z! Interessante. Quindi quello è un cristallo Z. I misteriosi cristalli Z di Alola si ottengono completando le prove. Questi sono i Daft Punk, però in versione Blumen. Invece di sfruttare le conoscenze scientifiche come faremo noi, gli aloliani contano solo sulle loro forze per superarle. Devo dire che provo una certa ammirazione. Io sono Zai, ho visto che sei parecchio forte. Stando alle mie ricerche, è in questi casi che si dice Alola, giusto? Io mi chiamo Darus. Noi siamo dell'Ultra Pattuglia. Quella sfera che hai usato è un concentrato di tecnologia. Dobbiamo assolutamente copiarvela. Comunque, prima di andare volevo dirti che stiamo facendo delle indagini sui cristallizzati e sull'aura. Beh, ci vediamo. I Mimi, loro sono dei Mimi. Comunque sia, dovreste aver visto la teoria di Sedonia su perché sono pallidi. Mamma mia, che paura! Ok, Liam. Quindi? Ah, sì, mi dà la foto il timbro sul passaporto. In giro per allora troverai degli sbarramenti, sono le barriere del capitano. Oltre a queste barriere vivono dei Pokémon temibili. Di solito per passare bisogna essere accompagnati da un allenatore esperto. Chi fa il giro delle isole però può passare dopo aver superato una prova. Bene, adesso guarda come il fascio di un capitano può aprire ogni porta. Yeah! Una luce bianca le avvolge e scompaiono. Wow! Voilà, il tuo mondo è un po' più vasto ora. A me le troverai solo un capitano, cioè a me. Ciò vuol dire che quella che hai sostenuto era l'unica prova da affrontare. Ora che l'hai completata devi far rapporto a Ala, il Kauna dell'isola. Oh, c'è anche il prof. Oi là, Andrea. Liam sembra molto soddisfatto, si direbbe che la tua prima volta sei andato a gonfie vele. Molto bene, ora sei pronto. Ti spiegherò come funziona il potere Z. Si muove solo con le zampe posteriori. Quelle anteriori non le muove. Fa prima, risparmia potenza, capito? Perché la forza motrice sta dietro, non sta avanti. Quindi quando corre, corre solo quelle posteriori. Dirompente! Vedi, il potere Z trasferisce al Pokémon l'energia mentale dell'allenatore. E questo processo è talmente intenso che ti sfinisce. Per questo in ogni lotta si può usare solo una volta. È per questo quella che ha la fana, professore? Ah, quasi dimenticavo. Ho perso di vista Lilia lungo il percorso 3. Andrea, per favore, potresti andare a cercarla? Io vorrei dare un'occhiata in un paio di posti che mi sono venuti in mente. Però intanto raccolgo le eccolo qua, Crabrawler. Oh, ma posso raccoglierle.
molte bacche ho ottenuto. E niente, andiamo a curare Pokémon e concludiamo il video. Bene Cuggi, io ve l'ho detto, inizio a fare video leggermente più lunghi perché sarebbe anche ora. Come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!